Io credo che queste siano delle occasioni importanti, non solo per vederci ed incontrarci, ma soprattutto per raccontarci anche i nostri problemi, le nostre sofferenze, che nelle realtà in cui viviamo e dove ognuno di noi si impegna quotidianamente per la nostra collettività, raccontiamo. Io credo che questo sia l'obiettivo di questo incontro. Incontrarsi per raccontarsi esperienze, per aiutarci a crescere, ma anche per denunciare le difficoltà che quotidianamente viviamo sul nostro territorio. Ed è proprio di queste difficoltà che io vorrei confrontarvi con voi. Io provengo da Cosenza, una realtà importante della Calabria, ma una realtà che ha tante problematicità e tanti bisogni. E non sono qui naturalmente per fare né la vittima né per puntare il dito contro qualcuno, ma sono qui per testimoniare il senso di sconforto e di delusione che proprio in questi giorni è presente nella nostra realtà. Guai se non facessimo questo, a mio modesto parere. Guai se ognuno di noi venisse qua a raccontarci i sogni. Io credo che il ruolo di un partito come il PD è quello di raccontare un sogno, ma anche di parlare delle difficoltà che abbiamo sul territorio. Io credo che io parlerò del Sud, perché credo che sia questo il mio dovere, quello di parlare di un Sud dove io sono protagonista quando sono vicepresidente della provincia di Cosenza, ma dove devo avere anche il dovere di confrontarmi con voi e dire il contesto e lo scenario che viviamo. Io credo che l'intero Sud ormai, e parlo quindi anche delle altre regioni, è alla deriva sociale, politica, economica ed istituzionale. I numeri sono noiosi in politica e per questo non cito numeri. Faccio solo un esempio per capirci la drammaticità. Su 100 bambini calabresi, campani o pugliesi, solo due hanno la possibilità di usufruire dei servizi per la prima infanzia. Se non è condizione del resto mondo questo, lascio a voi le riflessioni. E credo che sia facile anche per Monti andare a Napoli e parlare di subbuglio innovativo e di soddisfazione dei diritti collettivi. Più difficile è, a mio modesto parere, governare invece giorno per giorno le tensioni sociali, cercando di garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali. Io credo che manca, cari amici, per il Sud ancora un progetto chiaro di crescita sociale, culturale, economica e lavorativa. Si parla tanto di infrastrutture ferroviarie, ma nella mia regione, ieri Dario, nella sua bellissima riflessione, parlava di mobilità, ma nella nostra regione ancora non ci sono nemmeno più i treni. Solo per citare un dato, nel mese di gennaio, per vari motivi, sono stati cancellati ben 271 convogli. Questo è un dramma che viviamo quotidianamente dalle nostre parti. Per non parlare della sanità, non ne voglio parlare perché credo che ne hanno parlato molto bene stamattina nei vari interventi, soprattutto per Paolo Beretta, mi è piaciuto molto. Ma mi soffermerei su un dramma che abbiamo in Calabria, che è la criminalità organizzata. Non dobbiamo nascondere i nostri problemi. E credo che abbia fatto bene, da questo punto di vista, il nostro segretario Bressani a venire 2 giorni fa a Monasterace ad esprimere vicinanza, solidarietà al sindaco di Monasterace, una donna coraggiosa, che dopo innumerevole intimidazione aveva buttato la spugna. Io credo che la presenza di Bersani abbia aiutato molto questa donna a ripensare sulla scelta e a ritirare le dimissioni. Questo, ahimè, è la Calabria. Quindi un senso di abbandono e di sfiducia è presente in molti di noi. Qua siamo una bella delegazione di Cosenza, amministratori, giovani sindaci qui con noi presenti. E se siamo qui perché guardiamo alla politica come speranza. Guai rinunciare a questa concezione bella, nobile della politica. La politica è speranza, è costruzione di un progetto. E noi siamo qui per dire che ancora una volta vogliamo confrontarci con le sfide che abbiamo davanti. E credo che il segnale che è arrivato al Parlamento l'altro giorno, dove è stata approvata quasi all'unanimità una mozione per un piano di investimenti e lavoro produttivo nel Mezzogiorno, si parla
finalmente, ecco, di qualcosa di serio che ci possa consentire anche di svolgere al meglio il nostro dovere. Ma credo che un altro problema non basta solo una politica industriale. C'è bisogno di ricostruire il capitale sociale da noi, e questo credo che dobbiamo fare molto come Partito Democratico, con politiche per l'inclusione sociale, la qualità della vita, l'ambiente e la sicurezza, tutti temi che ieri ha trattato in maniera brillante Dario nella sua introduzione. Ma poi vorrei soffermare su un altro punto, che stamattina l'unico che l'ha toccato è stato Pierpaolo Beretta, il federalismo, una parola che è scomparsa dall'agenda politica. Federalismo che fino a quando la Lega dettava l'agenda politica era al centro del dibattito politico. Oggi questa parola magica, dove ognuno di noi l'anno scorso si sciacquò la bocca qui, oggi non ne parla più nessuno. E io invece credo che sia un grave errore del Partito Democratico non porre al centro del dibattito politico il federalismo. Quando Tremonti parlava di un'Italia senza sud, di un nord europeo, di un mezzogiorno africano, la nostra umiliazione era tanta, cari amici. Tuttavia, lo dicevo, non sono d'accordo oggi sull'abbandono di questo tema. E naturalmente quando parliamo del nostro federalismo, parliamo di un federalismo solidale e sociale, a cui faceva riferimento Don Sturzo e di cui parla la Costituzione italiana. Il federalismo deve essere ed è nel nostro DNA. Non si può buttare l'acqua sporca con il bambino. Non si può buttare il buon federalismo assieme all'acqua tossica del razzismo leghista. Per anni siamo stati culturalmente succubi, cari amici, cara Marina Sereni. Anche il nostro partito delle posizioni leghiste. Parecchi no non sono stati pronunciati, ma oggi è ugualmente inaccettabile questo silenzio tombale, forse approfittando della crisi leghista. È il momento di porre su basi nuove la prospettiva delle riforme federaliste. Il federalismo solidale è utile, e lo diciamo noi da Sud, per la responsabilizzazione degli enti locali e del ceto politico. Questo è il federalismo per noi. E permettetemi di dire, e non per difendere la poltrona, come qualcuno spesso dice, che l'abolizione delle province è contraria ai principi federalisti ed è indubbiamente incide sugli spazi democratici previsti dalla Costituzione. Alla fine, cari amici, non ci sarà nessuna diminuzione di spesa, ma solo tanta confusione, soprattutto per i cittadini. Questo è quello che produrremo a livello di riforma delle autonomie locali. Solo confusione senza nessun risultato per i cittadini. Il nostro partito su queste problematiche dovrebbe avere posizioni più chiare ed incisive. In periferia si sta facendo tanto lavoro, ma sinceramente ci sentiamo abbandonati, quasi che il problema fosse da nascondere. Questi sono problemi dell'intera nazione, cari amici. Come dice spesso il Presidente della Repubblica, non c'è Italia senza il Mezzogiorno. Un partito che non si occupi di questi problemi non può dirsi partito nazionale. Siamo contrari al leghismo sudista, certo, al ritorno dei Borboni, certo, e dei briganti, ma la questione meridionale esiste e persiste. Tante sono le responsabilità nostre dei dirigenti locali, ma con il Sud sono falliti anche i partiti nazionali. Lo so che forse a qualcuno annoia, ma io credo che bisogna dirle queste cose. Siamo un partito nazionale che guarda alla crescita complessiva del territorio. Non vi annoio più del messaggio, adesso parlo un secondo del partito e poi mi avvio alle conclusioni. Sì, vabbè. No, no, solo sul partito una cosa. I problemi del nostro partito sono tanti e perdurano da tempo. Le disavventure leghiste non devono farci dimenticare le nostre disavventure. La forte richiesta di partecipazione e cambiamento non deve essere sottovalutata. Dobbiamo uscire dalle nostre sezioni, dalle poche sezioni rimaste aperte, lo dico a Deborah Serracchiani con la quale abbiamo fatto un'iniziativa a Cosenza. Andiamo fra la gente senza farci attrarre dalla facile demagogia. L'elettorato d'opinione è sempre più lontano. Non possiamo chiuderci al riccio quando gli elettori non apprezzano le candidature indicate dal partito ed enfatizzare invece lo strumento delle primarie quando risultano vittoriosi i nostri esponenti. Pensare di risolvere i problemi politici con le primarie spesso è una decisione azzardata e perdente. I cittadini non vogliono e non possono risolvere le antiche e spesso scandalose diatribe dei dirigenti. Nascondersi dietro le primarie è invadire ed inutile. Se spesso vengono i candidati che provengono dalla base, evidentemente è da analizzare il distacco sempre più ampio fra dirigenti, iscritti ai direttori del PD.
Le imposizioni dall'alto, cari amici, o romane, sono sempre meno ben accettate. E soprattutto vengono premiati i volti giovanili, i volti giovani, e questo è un altro elemento da non sottovalutare. Un dato su cui riflettere. Credo che sia arrivato il momento di promuovere una nuova classe dirigente radicata sul territorio. Al nostro partito spesso manca l'umiltà dell'ascolto, immersi nei nostri tatticismi. Non riusciamo più a comprendere la realtà che ci circonda. Dobbiamo essere i protagonisti del nuovo momento. Non possiamo sempre inseguire le iniziative degli altri, come sul finanziamento dei partiti. C'è bisogno di più coraggio, cari amici. Per me l'abbraccio con Monti sta diventando troppo stretto. Dobbiamo accettare le sfide della modernità senza dimenticare la giustizia sociale che è alla base del nostro agire politico. Su questo penso che Dario ieri sia stato molto chiaro sul voto della sinistra che dobbiamo recuperare. Molti aspetti della riforma delle pensioni e del mercato del lavoro restano discutibili. E ci è voluto, ahimè, un vescovo per ricordarci che il lavoratore è una persona e non è una merce. Come sostiene Dario, infatti, sostegno convinto a Monti, sì, ma senza trascurare le nostre tradizionali aree di riferimento che da sempre stanno a sinistra. D'altronde è una ricetta antica. E parlando di ricostruzione morale e politica del Paese, forse De Gasperi e Dossetti hanno ancora qualcosa da insegnarci.